Con vostri commodi, 3, 2, 1, luce! È bravo! Eccola, eccola! Eccola! Macerata è la luce popolare dello Sferisterio. La pioggia non ha fermato l'inaugurazione del progetto di illuminazione voluto dall'amministrazione comunale e ideato dall'Accademia di Belle Arti di Macerata nell'ambito del piano Light Design Strategy, un piano redatto dall'istituto stesso e approvato dalla soprintendenza delle Marche. I corpi illuminanti dello Sferisterio si devono alla Iguzzini e interessano la facciata principale dell'arena e la parte laterale dell'emiciclo, mentre ulteriori apparecchi a LED illuminano il porticato d'ingresso al monumento. Nuova luce anche per la volta e le due facciate di Porta Mercato. Sindaco, durante questa sua presentazione ha parlato di una luce popolare per lo Sferisterio. Sì, forse è stata, come dire, una provocazione, un'esagerazione, ma diciamo che le linee guida dell'Accademia con la quale abbiamo discusso e ci siamo confrontati per tanto tempo, andavano in una direzione che a noi in particolare piaceva e che condividevamo in maniera totale, cioè quella di una luce che potesse piacere, che potesse arrivare a tutte le persone, cercando di mettere insieme dall'altro, da un lato da linee guida, da una coerenza tecnica, ma che nello stesso tempo potesse arrivare alle persone e farle e colpirle, farle innamorare immediatamente proprio per la presenza scenica delle caratteristiche dell'illuminazione. Per questo mi piace dire che è una luce popolare, una luce di tutti, e credo che saranno in molti ad apprezzarla e sono convinto che questo avverrà sempre di più nel corso del tempo, man mano che ci abitueremo a questa bellissima cosa. Una grande serata nonostante la pioggia. Beh, ho detto un po' questa cosa in apertura del mio discorso, che è stato, insomma, diciamo così, molto leggero, proprio per sbrigarci a non farci coinvolgere e travolgere troppo dal tempo. Però siamo temerari e quindi non ci fermiamo di fronte a nessuna difficoltà, e anche in questo caso abbiamo portato avanti un progetto molto importante, molto diciamo unico nel suo genere in Italia, perché la nostra Accademia è portatrice di innovazione, è portatrice di creatività e portatrice di progetti artistici di grande livello.